forza dell'ordine pubblico. Per ora è tutto, ci sarà spazio anche dall'Olimpico durante l'intervallo, ma per ora Rilan la regia. Effettivamente questi due gironi di B dal 2005-2006 debbono essere formati, cioè da quante squadre? La Fiorentina ha fatto la fine che ha fatto, anche se per fortuna è risalita in Serie C1. La Lazio sta evitando, cercando disperatamente di evitare questo. Ci sono altri rischi per il calcio italiano come società? Beh, è una situazione che è peggiorata per tutte le società. Si è registrata una forte consapevolezza da parte delle società che anche qui occorreva invertire il trend, quindi molte... Scusa. No, ma al momento del rigore mancavano 35 minuti, quindi quando si segna un gol i giocatori probabilmente riescono a dare di più, avevano speso tanto nel primo tempo. Abbiamo messo forse tanti, troppi cross pensando di aver Corradi, ma non l'avevamo, dovevamo giocare più palla a terra con Simone, con Chiesa, Lopez, però è un peccato, non siamo riusciti, ci dispiace molto. Adesso la Lazio dovrà mandar via questo amaro della Coppa e pensare al campionato. Intanto Mancini, non avete visto, saluta il suo pubblico. No, beh, noi non doveva cambiarci niente, ci dispiace perché siamo arrivati qua, però penso che il Porto nelle due partite abbia fatto meglio di noi, quindi giustamente finale. Grazie a Mancini, lo ringraziamo anche per la sua sportività. È vero, per la disponibilità, per la sportività, ne riconosce naturalmente i meriti del Porto emersi soprattutto nella gara d'andata. Mancini adesso lascia la pista dello Stadio Olimpico salutando il pubblico, ecco il suo gesto di stizza dopo il rigore non trasformato. Porto che poteva anche colpire, grande intervento qui di Marchigiani su Derlei. Diceva Mancini, è stato straordinario il pubblico biancoceleste, noi diciamo continua ad essere straordinario anche quando la squadra ha lasciato il rettangolo di gioco. Peraltro molto sportivo anche il pubblico biancoceleste, perché c'è stato applauso al Porto che andava a salutare i propi tifosi, 2500 e più tifosi presenti allo Stadio Olimpico. Sandreani, battuta conclusiva, diceva Mancini al microfono di Carlo Paris, dovevamo giocare più palla a terra. Sì, è vero, dovevano quantomeno alternare i temi offensivi e l'avevamo già evidenziato in telecronaca, la Lazio è stata forse monotematica, ha cercato troppi cross che sono stati quindi prevedibili e preda dei saltatori Riccardo Carvalho e Jorge Costa, che sono abilissimi nel gioco aereo. Potevano sicuramente sfruttare di più le triangolazioni a terra, la rapidità dei due attaccanti esterni, che invece in definitiva si sono un po' decentrati e sono usciti fuori dal gioco, dalla manovra. Non è bastato il grande cuore alla Lazio per superare un Porto di grande livello internazionale, questo però va sottolineato. Ed è bello chiudere appunto con quelle immagini che ci proponeva Tomassetti. Continua anche a fine partita lo scambio di sciarpe tra i tifosi del Porto e i tifosi della Lazio, una bella immagine per chiudere questa telecronaca dallo Stadio Olimpico di Roma. È tutto, grazie per l'attenzione.